Un caloroso saluto a tutti voi amici di Network Azzurra e Meteo Brollo. La pausa anticiclonica che ci ha accompagnato dal lunedì fino a ieri è terminata perché l'Italia tende a sentire gli effetti di un vistoso quanto insidioso vortice ciclonico posizionato tra Inghilterra e Francia e più specificatamente sul Golfo della Manica, che lentamente muoverà entro la giornata odierna sull'Europa centrale, al cui vortice è accompagnata una perturbazione che lentamente entrerà nel suolo italiano da questa mattina, ma i suoi effetti li porterà tra questa notte e domani mattina, quando il ramo più freddo della perturbazione entrerà appunto in Pianura Padana, dispensando il suo carico di pioggia temporali e nevicate ancora diffuse tra i 1400 e i 1800 metri. Quindi durante la giornata dobbiamo aspettarci cieli via via sempre più chiusi, specie nel pomeriggio, mentre nella mattinata avremo anche delle pause soleggiate con temperature ancora frizzanti e quindi temperature pomeridiane che tenderanno nuovamente ad abbassarsi. Ma sarà durante la serata nottata che avremo i fenomeni più, diciamo, incisivi anche sul nostro territorio, anche se saremo naturalmente meno esposti rispetto alle alte pianure e anche alla fascia alpina e prealpina. Dobbiamo probabilmente aspettarsi delle piogge tra la nottata e la prima mattinata di giovedì, quindi tali da compromettere anche lo svolgimento del mercato di giovedì, ma saremo più sicuri dentro domani. Poi lentamente avremo una successiva pausa di fenomeni e di nuvolosità, ma naturalmente sarà contrassegnata anche da un aumento dell'anticiclone azoriano che però tenderà a spanciare troppo a nord e troppo ad occidente, lasciando libero ancora una volta un canale depressionario nel centro Europa che intende portare ulteriore maltempo tra sabato e domenica, ma ne riparliamo con calma. Quindi una giornata che va peggiorando in attesa di ancora qualche pioggia tra serata, nottata e prima mattinata di giovedì. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani.